Hey yo, what's good everyone? Benvenuti nel mio canale. Questo è Mauro che vi parla e oggi vi porto il meglio di Shame. O Shame originale. Chi se la ricorda quella? Mamma mia, mamma mia. Comunque, niente, Mix Battle Freestyle 2020, sottotitolato, vi ha fatto impazzire pure a me e pure a lui. Vi ha fatto impazzire a tutti, BLNK e Shakero, con il meglio di... Non so quali mancano, mi pare che avete detto che c'è anche il meglio di Frank e di Idra. Andiamo a farli tutti, dai. Tanti di voi mi dite che me le spoilerò, ma tanto io c'ho la memoria corta, ragazzi. Poi fa niente, dai. Tanto le battle ce le vediamo tutte. Sentirle adesso, sentirle dopo, non cambia niente. Mi faranno impazzire anche in un secondo momento. Quindi non vi preoccupate, non vi preoccupate, dai. Comunque sono punti di vista, Tutti la pensiamo diversamente, se no... Che mondo sarebbe? Dai, non perdiamo tempo, andiamo subito a vederci, questo è anche più lungo. Oddio, ma ancora rappa Juli B, non ci credo. A quando avevo iniziato ad ascoltare rap. Forse un annetto o due dopo che mi sono iniziato ad appassionare al freestyle, c'erano sempre le sfide Raiden contro Juli B, Hensi contro Juli B contro... Mamma mia, ma... è un eroe quest'uomo, se ancora adesso fa freestyle, è un eroe, oh mio Dio. Aspetta. Ah, bellissima, bellissima. Ma chi è che l'aveva già fatta quella rima? Oddio, vedete che non c'ho più memoria. Vedete che non c'ho più memoria. Debit forse l'aveva fatta. Ah, però, il beat era pure quello di John Cena, mi pare. Che già sai, non mi batti col freestyle, a sfidare Shane nel game, per te poi sono guai, quali è di Mary, Meridiano, la tua tipa è Mary, di anni ne sai, Meridiani, di qui andiamo fino a domani, per questo vedi che le chimme non le includi te, al massimo vedi come un prudite la smette, questo non è un rapper, al massimo va a smettere, le spiego se le sono Mamma mia! non aspette, non vedi che puoi ammettere che non dovrebbe essere rapper, lui ha detto di essere in giochi, sente una droga agli occhi, Yogi, Yogi l'orso, vende la droga quante dosi, Bubu 7. Oddio, come quei bambini con l'orso. No, vabbè. Intuisci, vedi come guarda uno che vengo giù da Cuneo e ti fumo come fa tutto con la canapa. Scemo è troppo forte, forte tua moglie sono cose sotto un caravan. Bella, ricordi la bottiglietta, figura Sì. di merda, questa sera è l'acqua park. Oh. Anzi, è la tua morte in diretta, in una casetta in Canada. Lui che dice di scopare, la sua tipa non è reale, è di un avatar. Ciao bel micro, non smettere di funzionare. Giuro, non gli faccio troppo male. Poi ti ammazzo uguale. Anche se sono bipolare. Io shame, tu shameless. Shameless, vado avanti adesso sbotto. Con le rime io ti chiuso, adesso io ti ho cotto. Non faccio rime su sto succhiotto. Penso che come me non te ne sei preparate 218. E vabbè, sul succhiotto, dopodiché ti vedo sotto nel succhiotto. Ehi, ci sei? Vabbè, ok, questo me l'hai fatto tu nel backstage. Oh. Tra quelli combattuto ti sto accogliendo. Tu rimi ma addormento. Un amico albanese da coltello. Vuoi il cazzo? Da coltello! Questa me la ricordo, Mike Tyson contro Marsico.
Questa era stupenda. Gli avversari poi li corri coperti il godomino, ma tu che rimani attonito ma dietro il monitor. Il tuo stile comico al microfono, se mi disserai che clisterai in freestyle andrai con lo psicologo. Nel 2020 ho visto certi eventi di bullismo e razzismo e te bello, iter bello, sai che per me un complimento se pensi che sto freestyle sia scritto. Salmo la vittoria, ce l'ho in palmo, capito come suona, non sto calma fatto, non sto aspettando perché sono astratto come il mio album. Che riapriranno ogni cazzo di palco, così che mi diverto dai live alle battle. Mamma mia! Sarà perché tocca convivere con sei sterzi, ma fa ridere con sei sterzi è come chiedere a Conte degli stipendi, ma che scherzi. Dove come la rido, leggo, mi esprimo e coltivo i miei interessi. Dai! Perdono di nuovo, sai che non perdono di nuovo, poi per volo sono un poco di buono, ma sai che voglio quel podio. Odio, di nuovo porto un incastro nuovo. Lo sai che nonostante il successo sono rimasto buono. Mamma mia! Stai improvvisando, non stai terrando, ti stai schiantando al suolo. Lo sai, sono impazzito, tanto vedi che li lasci illesi. Sono crazy, pazzo, tanto fa solo l'ignoranza d'oltranza, succhiami il cazzo, ho vinto la battle. Stavo scherzando, in ogni caso lo sai che resto underground e fresco il sound. Spesso penso a primo, affino il sesto, senso caos, entro, spacco, non esco, ciao. Oh mio Dio, no, non torno indietro, se no divento pazzo. Ma che cos'era quel freestyle su Instagram, ma seriamente? Oddio mio, che cos'era? C'era un beat, che cazzo era? 200 bpm, lui non pigliava neanche fiato. Oh mio Dio, ridicolo, queste cose sono pazzesche, mamma mia. Oddio mio, adesso contro BLNK. Senso caos, entro, spacco, non esco, ciao. Hai contest oltre a copiare il mio stile, adesso mi copia di la felpa. Va bene, vedi compare, perché mi pare sta roba va con il rap. Io che sono letale, questo qua mi va a fumare. Non voglio assomigliare a te. Io ho presenza scenica oltre gli incastri. Per questo ragazzi, vedi quando arrivo sei ridicolo e sfigato, autistico e ritardato. Vedi queste metriche lenti che puoi competere, non riesci più ad accedere. Fai degli incastri del genere, ti devi ricredere. Ti devi arrendere, ho lettere da trasmettere. I treni arrivano in ritardo. Vedi poi com'è. Black humor e romantico come il tuo debito gelo. Oh mio Dio. Che non ce l'hai questo in gara, che dopo impazzi. Tu muori come Sara perché hai degli scherzi. Vaffanculo. Oh mio Dio. No, non ci credo. Oh mio Dio! Come cazzo ti ricordi queste cose? Il piccolo Ger che faceva la rima su Tommaso. Muori come Sara Scazzi, quella là dove era in Puglia, che erano andati avanti, adesso non mi ricordo neanche più che anno era, erano andati avanti un casino di tempo per cercare il colpevole, poi era tipo la cugina. Che piangeva sempre, ma mi pare che era la cugina, che piangeva sempre, diceva che l'ha ammazzata, e poi era stata lei, mi pare, perché era gelosa del tipo, adesso non mi ricordo, ragazzi, passata una vita, ma mi pare che era quella, mi pare che era la cugina, comunque, Sara Scazzi. Oh mio Dio, pazzesco, boh. Scrivere i testi, vai un campo di concentra. Vedi che sono sfigato. Oh, mamma mia. Black humor, campi di concentramento. Lui può scrivere i testi, vai in un campo di concentramento che si concentra. No, pazzesco. Dove vate queste rime improvvisate, cazzate sono legate, voi ancora l'ascoltate, tu e gli amici cristiani assieme fate le parole crociate.
siamo, bella Milano, tira su una mano, tu senti il richiamo, due cazzate improvvisate come Di Maio, io giusto flow troppo hip hop in gol di Vaio. Capisci, tra noi due sei il coglione in questa sfida, e noti che il divario è molto, io ti sdraio, sempre in Liga Bue, l'occasione della tua vita è un binario morto, è un ragionamento. Mio Dio, non l'avevo capita questa quando l'avevo sentita. Canzone di Ligabue, mi pare che era un binario o il CD, vabbè, io non l'ascolto quelle schifezze, quindi non lo so, ma mi pare che c'era una canzone così binario, binario morto. Sorto e devario, io ti prendo, ti nego, sei morto al binario. Intuisci che non mi capisci, ne mi trafiggi e sei tu vinci, e nel mondo del contrario. Metto i soldi nel salvadanaio, ti puoi numerare e recuperare come grande rete. Sulla strumentale mi fai tante seghe, un certo funerale, piacere Undertaker. Che imbarazzo, Shane non è stato testa di serie. Testa di cazzo, io me ne sbatto, sono Brock Lesnar, riempio la testa di sedie. Oh, Brock Lesnar! Sei scrauso, non vinci Tyson, tipo fake. La tua tipa è Miley Cyrus, io la martello, Triple H. Mamma mia, quando l'avevo sentita la prima volta ero impazzito. La martello Triple H, le sedie Brock Lesnar, il tuo funerale Undertaker, pazzesco! Che cazzo di minuto ha fatto? Mio Dio! Oddio, questo è lo Shane originale, come direbbe Ermac. Ma che trona, parla di se stesso in terza persona. Fratello, rilassati, il livello è troppo basso, dai Smoke, alzati. Oh, Smoke, alzati. Sono, guarda quello che ti dà i comandi da solo. Ma cazzo ne so, sono un Kaiser, ti parlo in terza persona, sei Kaiser. Meister, oh mio Dio, è una vita che non vedo American Pie, che figata, che figata. Cioè, ma non lo so, non lo so, non lo so, ma che razza di cultura c'ha Shane? Conosce tutti i film, conosce tutti i wrestler, conosce tutte le parole del dizionario. Boh, non lo so, c'ha una cultura infinita, una cultura infinita. Io non so come fanno questi freestyler, anche VLNK, Sciacquero, Morbo, cioè, sanno tutto di tutto. Come cavolo fanno? Questi li prendono pure a chi vuole essere milionario, vincono il milione. È pazzesco come cavolo fanno. Io mi chiedo sempre quando vedo quei quiz in televisione che sanno tutto di tutto. Ma come fai? Ma come fai? Io non ne azzecco mezza. Oh mio Dio, loro sanno tutto di tutto. Assurdo. Io le invidio questa gente, non ce la farei mai. Mi sembri un pagliaccio. Io per mestiere ho le scarpe bianche perché arrivo dal cantiere. Allora è tutto il rispetto e giuro che sei tutto real. Ma di sicuro tu non sei nessuno e per mandarti a far culo il tutorial. Questo mi ha fatto di parli che questi giganti si fanno grandi grandi, dico Gesù di Charlie Hebdo. Freestyle in Dakar? Ma che è una serie tipo... È una serie tipo Carpool con la cagata che faceva Jack La Furia. Così non vedi parli che questi giganti si fanno grandi grandi, dico Gesù di Charlie Hebdo. Non so che dirti adesso parli, non si tocca agli italiani, quindi Charlie, Boh, dirti questa roba poi è regola, lo vedi non ci si regola, freccia come negola, svedi ti metto a pecora, vedi se che c'è, e pecora ubriaca, beve una Bex. Oh! Vabbè, Shad, era Shad dietro, vero? Ah, non l'avevo neanche riconosciuto, minchia, con la maglia della Germania. No, non è lui. Che cavolo sono questi due? Sembrava Shade, ma non è Shade. Boh. Tu fai ma non è più, hai lato tu, blu, io sono più tu, blu, hai già il tu, se chiami il flow ti risponde tu. Mamma mia, questa spaccava, adesso non so la sua risposta, ma questa di Dreamer spaccava di brutto, chiami il flow tu. Mamma mia, non ci posso credere, oddio. Cioè Dreamer ha pure, cioè Dreamer è assurdo Dreamer, praticamente tutti questi meglio di ha spaccato in tutti i meglio di degli altri, mamma mia. Se mi sfidi dopo ne resti depresso, tu, vai col tu, e il tuo telefono dice tu, hai perso. Ma di che cazzo stai parlando?
alzagli il microfono che sta perdendo la voce, dopo magari ti paga dei crediti. Non fare lo scavando, semplicemente il tuo è un po' più alto. Probabilmente se non fossi un irrispettoso di merda faresti cambio. Sì, farei cambio, non è esperienza. E t'avrei detto che se voglio ti posso battere senza. Oh, questo l'avevo già visto fare al... in un altro freestyle spagnolo che l'aveva umiliato senza il microfono. Mamma mia, come gliel'ha rigirata poi, che fa che non gli ha cambiato il microfono, ha tolto il microfono e fa ti posso battere senza. Mamma mia, mamma mia. E dobbiamo fare anche poi, dopo questi facciamo anche le migliori rigirate, sicuro ci starà questa, dai. Differenza tra un ballerino e l'esperienza, ma così sul beat tu riconosci chi ha più flow, basta fai chi ha vinto. Aspetta, questa non l'ho capita. Sul beat, tu riconosci chi ha più flow, basta fai chi ha vinto. Oh, gliel'ha fatta col linguaggio dei gesti, mamma mia. Oh mio Dio, anche questa è una rigirata assurda, dai. Questa gli dice non cambi il microfono, togli il microfono e rappa. Lui gliela rigira facendogli il linguaggio dei gesti. Per favore, per favore. Dai! Non so chi sei tu, ma tu sai chi sono. Inutile, futile, porco! Dico anche senza chiuderle. Dio mio! Cioè, praticamente... Oh mio Dio! Praticamente ha chiuso tre rime senza chiudere, senza dire nessuna parola, facendole indovinare la gente. Ma è normale, ma è normale, ma è normale. Boh, non lo so. Vabbè, dai, continuiamo. Ci sta, vedi con il rap il fatto che ti faccio questa roba qua in velocità. Tu hai leccato una rana e sei diventato un tossico. Crack, crack, crack. Yeah. Yeah. Continua poi dimmi com'è. Vedi compare ti vengo a fumare fiori del male di Baudelaire. Davvero questo che sfida me non sa che sono il re del Job of Death. Capito questa roba gangsta? Dopo di che mi sfide questo poi non resta. Sei talmente scemo che gli ha fatto il testo e il palloncino gli sbirri. E tu hai detto è la mia festa. Suga, vedi questo qua fa il culo, fumo come burbuca. Ho una fantasia che tu vai via. Se giocassimo ad armi questo sarebbe il bazooka. Ciao, vedi propulsione, vedi in questa roba che sono il motore. Lo vedi, mi pare che non ci credi. Ti sporro sangue, bevi un po' di Mary. Non lo so, mi fate il giro, rimette poi il traino. Mi va di prendere un po' questo zaino. Capito? Tra me e te è poi divergente. Batterti è divertente. Con le bolle, cosa devo dirti? Lo vedi che c'ho le bolle? Dimmi che sono straordinario. Sì, lo sei. Io rap, tu non esisti. Si cala e si fa. Oh! Mamma mia! Non ci credo. No, vabbè, ma. Ma queste battle. Questa me la sono spoilerata, sì. Questa volta lo ammetto. Me la sono spoilerata, sì, cazzo. Perché. Mamma mia, cioè. Tutte le battle che ho reagito fino adesso di Shame spaccavano di brutto, ma questa è storia, questa è storia. Quella contro Dreamer, questa. Cioè, tutto quello che ha trovato in giro l'ha preso e ci è rimato spaccando. Lì quella roba lì, com'è che si chiama? Quella roba lì che schiaccia e scoppia, lì le bolle quando spediscono i pacchi. Dopo che io rappo tu non esisti, si cala il sipario, chiude la tenda come a teatro o al cinema. Oh mio Dio, questa era troppo. Ma che cosa? Io ti spiego le rime improvvisate. Arrivo dentro al posto perché io porto... Alle UB 2018... Ah, ma... Che cazzo ho detto? 2018? Che cazzo era? 2018? Il boost della Red Bull, ma che figata! Mamma mia! Perché? Fatemi spiegare, tipo chi vince va a vedere la battaglia dello Sgaios. Tommazzate!
Complimenti, davvero hai fatto il record. Sei riuscito a dire 20 ore di cazzate. Ma non è il record 20 ore di freestyle, credo, perché mi pare che Harry Mack, che lo guardo sempre perché quello, vabbè raga, non si possono fare le reaction a quello perché sputa barre su barre su barre per ore e ore e ore e ore. Anche i freestyle più corti non è che posso fermarmi ogni volta, ma comunque è geniale, geniale. E non è una cosa totalmente diversa da noi, cioè sia dagli italiani che dai sudamericani che fanno le battaglie. Non è una battaglia. Quello praticamente si mette lì al computer, gli scrivono le parole e lui le rima in maniere pazzesche. Cioè io non lo so, cioè non penso che nessun freestyler al mondo lo eguagli. Poi comunque è un genere a sé, perché nessuno fa queste cose. Cioè ho visto che Shame e Dreamer lo fanno su Facebook e su Instagram, però è completamente diversa la cosa, cioè, perché là gli danno tipo i soldi, e scrivono una parola a ognuno appena danno i soldi. Mentre fa la live, lui ci rappa e ci fa tipo uno schema, che ne so, di questa cosa, salutami dicendo così, e lui saluta dicendo così, chiudendo la rima, è una cosa pazzesca, e non si ferma mai, va avanti per ore, senza neanche bere un bicchiere d'acqua, niente, pazzesco, è una cosa totalmente diversa. Poi lui fa solo quello, quindi questi fanno anche le battaglie, è ovvio che non riescono a farlo perfettamente, poi è una cosa a sé, che fai solo quello e quello. Boh, non lo so, comunque ci siamo dilaniati troppo. Che cazzo sto dicendo? Ci siamo dilungati troppo, vabbè dai, continuiamo il video che è meglio. Rime più assurde, invece mi sa che il tuo record è quello degli hamburger. Capito, non dico che sia obeso, a certe cose io non do peso. Oh mio Dio, non dico che sei obeso, a certe cose io non do peso. Continua, sai che c'è. Quando arrivo a questo rap, tu vorresti battere me? La bottiglietta. Questa è la tua tipa che sta sotto di me. Oh mio Dio. È così che è iniziata la leggenda della bottiglietta. Mica originale, quella è trauma cerebrale. Tu vai in trauma, io sono da celebrare. Dopodiché lo faccio senza stress. E a trauma faccio la Brock Splash. Per questo cosa dire? Il fatto che fa sto rapper obbligatorio. Prima ho incontrato Big Diesel, il basso italiano. Gli ho detto hai Vincenzo Gasolio. Vincenzo Gasolio. Vedi lo stretto qui. Ti pare che orrendo come MC. Se tu fossi Bulubu, tu l'albo si sarebbe chiamato l'uomo che viaggiava nel Gatorin. E io sono il migliore, per questo che tu poi sei un picchione. Ma quali anagrammi, quali diagrammi? Ti ha detto che la tua tipa dà il culo. Sei gli diagrammi, sì, gli do i grammi. C'è la crema, questa che ti crema. Questa che questo non vince questa sera. Io che posso consolarti. Ehi, un coglione. Ti faccio senza consolarti. Prendo il sopravvento e non m'arrendo col talento Maradona. Stento, tento, niente, colpendo e schernendo con un arabo, una proseguendo sopra il tempo, ma non è lento correndo. Maratona, divertimento, bevendo, sorbendo, assumendo, ma senza la droga. Vedi che bello il fratello, la trona, senza rispetto il livello non si paragona. Comprendo lo spavento violento e cruento di star dentro una sparatoria, morendo e ridendo nel momento del verdetto. Gli ho detto in paratroia, ti stai vendendo per il compenso, ma in compenso non c'è paga buona. Lui è contento se è disonesto per un compromesso, è una vana gloria. Vedo retrocedendo, gli chiedo vedendo, va verso la Patagonia. Certo che in un certo senso che parla con me stesso. Che cazzo sta facendo? Vabbè, ovvio sta roba sarà scritta, però come cazzo rappi una roba del genere? 33 trentini entrarono tutti a 33 a 30. Vedi, non riesco manco a dire quello, lui rappa una roba del genere. C'è rappa 12 barre con... No, non c'ho lo sbattimento di contarle. Però ci saranno minimo... Che ne so, ci saranno minimo 100 rime. Oh mio Dio. Io mi incarterei 1000 volte.
Sono una strana e scomoda storia. Ora so che il mio successo è ciò che mi è successo in una sala operatoria. Mamma mia! Ah, chi se la ricorda questa? Che ti ho dementato i tre quarti. Non sai che tarci, è una storia vera. La cosa ti tedua, la cosa ti tedia. Yeah! Hai conosciuto tuo padre, ora manca solo tua madre. No, non adesso, piacere. Puoi portare con me, coglione, stai a vedere. Oh, io butto a mezza sega, faccio il rap. E mio padre tedua, l'ha confermato il test. Sì, però che sei sfigato. E se io sono tua madre, fatti due domande sul perché t'ho abbandonato. Mamma mia, mi scende una lacrimina a pensare che non c'è più il Mike Krause, eh. Questa impari ad andare a tempo. Ma lo vedi che scendo un po' di forma, ovvio che performa. Vedi sta roba, vai della Madonna. Io non firmo contratti, lui muscoli contratti. Contratti somatici da donna. Mamma mia. Ma c'è la metrica. A questo punto ti ci vedo, l'argomento è poetica. Io è poetica, per questo che fare le rime le so montare. Sono un genio vocale. Oh mio Dio! Dai, dopodiché un avanzo, un applauso, dai, mandatemene uno meno scrauso. Ho capito che avete visto la layup e vi piace la merda sua, ma chiedetevi com'è andata a Torino che hai perso a casa tua. Sto sulla traccia con le rime King del freestyle, a Bergamo non ci venite, non fanno le battle mai. Dopodiché sicuro, vedi vengo da Cuneo, e se scemo lo pronunci sciabe pungo a Cuneo. Dopodiché capito, questa roba è la batosta, sicuro, andiamo. Tu a casa mia, io ti batto a Milano. Pazzesco. Comunque è veramente molto strano, non ha fatto una rima della Madonna, merda, ha detto Milano. Cazzo devo fare per farmi votare? Devo fare il figlio di puttana e uccidere un altro italiano! Che stupido! Forse io non filterei mai il pubblico! D'altronde ci credo, mi fa le seghe, Archimede lo decuplico! Come on! Sfigato, sfigato, depravato, stuprato, incoiato, inchiodato, spompinato, sfigato, e sei uno spastico! Tutti gli insulti di Idra in un attimo. Dici dopo ancora? Questo era tipo Eminem contro Papa Doc. Che dice Idra dopo quella? Gli ho detto praticamente tutti gli insulti che fa. Mamma mia. Qui un bel bestemmione davanti alla chiesa. Ci sta o no? Cosa devo dirti, questo sfora? Bella con gli anagrammi, la tua tipa è andata con Omar a Roma. Per amor del tuo ramo, ancora. Oh mio Dio. E che cazzo, capisci questa roba? Dopodiché è uno sballo. Volevi il quinto, io che t'ho sconfitto. Omar Ramo, in questa battle mi armo. Mamma mia. Sul palco fai così. Resti sempre un salto in banco. E va bene, di vista roba ci sta. Il fatto è che c'ho la forza che mi dà sto rap. Se tu fai così, è il tuo unico salto di qualità. Oh. E la stiva, fatto c'ho la metrica, la dialettica, pure la presenza scenica. L'acronimo di shame è: se hai ancora minchiate, evita. Vabbè, quale altro modo migliore? Quale altro modo migliore per finire il video, oh mio Dio. Sai ancora minchiate, evita. No, non ero pronto. Questo era pure meglio di quello di BLNK. Questo era ancora meglio di quello di BLNK. Ma stiamo scherzando. No, c'è ancora troppo di shame che non ho reagito. Dobbiamo assolutamente rimborcarci le maniche, le facciamo sia in senso lato che in senso figurato. Vedete, paroloni a forza seguire freestyle. E niente, bisogna continuare a fare queste battle, queste competizioni, dobbiamo farle tutte. C'era troppa roba di Shem che non ho visto. Quelle di BLNK, bene o male, le avevo viste quasi tutte. Anche quelle di Shaker, ma questo... No, beh, pazzesco. Vabbè, dai ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video. Scrivete nei commenti quale altro meglio di... Volete che reagisca? Sto canale mi sta facendo impazzire per davvero. Troppo uno spettacolo. E niente, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Bella!